Questo è il secondo estratto dal corso di Linux pubblicato fresco fresco ieri. In questo video ti mostrerò come creare utenze, gruppi e come gestire tutti i permessi a un livello molto granulare su Linux. Arrivato alla fine del video saprai come funziona la notazione simbolica e quella ottale, e come impostare i permessi sui file e sulle cartelle di un server, ad esempio, per evitare di far compromettere l'intera infrastruttura aziendale. Mario, manda la sigla! Abbiamo già visto un paio di volte l'uso di sudo fino adesso nel corso per installare ad esempio i pacchetti. Sudo significa super user do, cioè esegui come super utente. Il super utente di Linux è come l'amministratore su Windows. Un utente normale ha accesso limitato, come anche permessi limitati. Quando lavoriamo nelle home directory, scarichiamo la musica e le immagini per poi salvarle lì, siamo nel contesto dell'utente. Ma nello stesso momento in cui avviamo comandi che richiedono autorizzazioni elevate, diventiamo temporaneamente il super utente. Il super user, chiamato root, ha accesso all'intero sistema. Su altri sistemi di Linux viene impostata l'utenza di root quando viene installato il sistema. In quei casi è possibile digitare su super user per assumere l'identità di root. Ma qui non funziona, perché su Ubuntu non viene definita nell'installazione. Digitando invece super user su, possiamo comunque entrare nel contesto della sua utenza senza digitare la password di root, ma digitando la password dell'utente attuale, perché può eseguire comandi come super user. Da qui possiamo eseguire comandi come root. Quindi, nonostante siamo nel contesto dell'utente studente, possiamo accedere come root senza password e assumere l'identità di root. Il comando who am I, chi sono, ci dice con quale utenza abbiamo fatto l'accesso. Adesso possiamo cambiare la password con passwd. L'aggiorniamo come studente. Quando abbiamo fatto l'accesso con un'utenza, digitare passwd aggiornerà la password, però possiamo dargli anche come argomento il nome dell'utenza, passwd studente, e in questo modo potremo cambiare anche la password di tutti gli utenti, perché appunto siamo root, siamo amministratori sulla macchina. L'ho cambiata con la stessa password di prima per non modificarla, era giusto per mostrartelo. Adesso ho definito la stessa password utente sia per root che per studente. Sono password molto insicure per semplificare le cose, ma siamo in una macchina virtuale locale, quindi problemi di sicurezza al momento non sono importanti. La shell di Linux è in grado di entrare in multiple altre sottoshell. Infatti abbiamo fatto l'accesso come root. Se digitiamo exit, torneremo nel contesto di studente. I livelli di sottoshell sono teoricamente infiniti. Bash, 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 bash. Passiamo ai permessi dei file. Quando digitiamo ls-l, ci vengono date tutte queste informazioni sui file elencati. Cosa significano? La prima colonna sono i permessi del file o della cartella. Il conteggio dell'hard link, ovvero le copie degli stessi file che indirizzano allo stesso inode, questi sono concetti più di basso livello. Poi l'utente proprietario, il gruppo a cui appartiene, la grandezza del file, il timestamp di creazione e modifica e il nome del file. La cosa più importante e su cui mi voglio concentrare in questo video sono i permessi e l'appartenenza del file. Questo perché è un aspetto fondamentale della sicurezza su Linux.
Come prima cosa vediamo un trattino o una D. Semplicemente nel primo caso parliamo di un file, nel secondo D sta per directory, è una cartella. Poi abbiamo tre gruppi di RWX, read, write e execute, lettura, scrittura ed esecuzione. Il primo gruppo fa riferimento ai permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per l'utente a cui appartiene il file. Vediamo studente. Il secondo insieme di RWX al gruppo a cui appartiene l'utente, come vediamo a destra di studente. Il terzo gruppo agli altri utenti, other. I trattini stanno a significare che quei permessi sono assenti per il file o la cartella in questione. Con il comando chmod possiamo modificare i permessi dei file o delle cartelle. Chmod può avere una rappresentazione alfabetica oppure ottale. È molto più semplice di quello che sembra. Creiamo un file che contiene un comando da eseguire. Ctrl O per scrivere, Ctrl X per uscire. Rimuoviamo la lettura. Chmod -r chi sono? S-L chi sono? Vediamo che adesso la R manca. Adesso non possiamo leggere il file. Allo stesso modo, per gran parte dei file che appartengono a utenti con privilegi più alti della nostra utenza, o che appartengono comunque a root, non potremo leggerli come utenti normali, se la lettura è disabilitata. E questo è il motivo per cui dovremmo usare invece il comando sudo, come ad esempio i log di sistema. Proviamo con i log di sistema. Come vedi, il boot.log può essere letto e scritto da root, ma non da noi. Il permesso ci è negato. Allo stesso modo, se lo abbiamo come root con sudo, possiamo leggerlo. Questi sono i log nella fase di boot del sistema, utili per fare troubleshooting se dovessero esserci problemi. Avere tutti i log di sistema su file di testo su Linux è una gran cosa, perché potremmo usare tutti i comandi che abbiamo imparato fino ad adesso per fare analisi molto veloci. Ma torniamo ai permessi. In un modo simile, come abbiamo tolto il permesso di lettura, possiamo aggiungerlo di nuovo, però stavolta utilizzando il simbolo più, cioè chmod più r, chi sono, cat chi sono, e adesso possiamo leggerlo di nuovo. Di norma su Linux non è possibile eseguire file. Se ricordi, da uno dei primi video abbiamo eseguito dei comandi con punto slash, perché i file possono essere eseguiti con punto slash per indicare alla shell che è nella stessa directory, o alternativamente possiamo digitare il percorso intero. Ci dice permesso negato, tra l'altro non funzionava nemmeno l'autocompletamento tramite tab. Rivediamo un attimo i permessi, ok. Studente, studente è l'appartenenza del file. Vediamo read, write, ma manca execute, infatti c'è il trattino. Lo aggiungiamo con chmod più x, chi sono. Adesso vediamo che c'è anche la x di execute. Il file tra l'altro è anche verde, come vediamo. Chi sono e viene eseguito. Ma perché il punto slash? Per evitare conflitti con i nomi. Avremmo potuto chiamare ad esempio il file con un nome di un programma di sistema, come ls, ad esempio. Adesso, come può il sistema capire se ls sia il nostro programma o il programma ls? Tramite punto slash. Perché se digitiamo ls, lui riprenderà ls di sistema. Ma per eseguire quello che è in questa cartella, dobbiamo usare punto slash per indicare che è appunto in questa cartella. Oppure utilizzare il percorso intero. Siamo nella home directory, quindi digitando il percorso intero, potremmo comunque seguirlo. Tra l'altro esiste un comando molto utile per ottenere il percorso intero del file nel caso fosse molto più lungo. readlink con l'opzione -f.
come vedi, ci dà il percorso intero. Puoi anche eseguire la sostituzione del comando anche qui. Read link meno f ls. E lo eseguirà. Possiamo togliere tutti i permessi in una sola volta al file. Con chmod meno read write execute ls. Che tra l'altro rinomino come chi sono per evitare confusione. Vediamo che sono stati rimossi tutti i permessi. Possiamo cambiare i permessi dei tre gruppi aggiungendo il carattere U di user, G di gruppo e O di other, oppure A di all, prima del simbolo più o meno. Chmod A più read write execute chi sono. E vediamo che li abbiamo aggiunti tutti. Chmod G meno RUX chi sono. Togliamoli al secondo gruppo. Chmod O meno read write execute. Stavolta l'abbiamo tolto sia other che al gruppo. L'abbiamo tolto prima al gruppo. Chmod U meno read write execute. E abbiamo tolto anche l'utente. Ridiamogli tutti i permessi per tutti gli utenti. Per tutti i gruppi di utenza. Questo processo, questa operazione si chiama cambiare i permessi dei file o delle cartelle nella modalità simbolica. Esiste anche la modalità numerica, che può risultare un po' esoterica, ma in realtà è molto semplice. Tieni a mente questi numeri. 0 è nessun permesso, 4 è lettura, 2 è scrittura e 1 è esecuzione. Sono tre numeri che dovremmo digitare in sequenza. Se 1 è esecuzione, 1, 1, 1 chi sono, dove ognuna delle tre cifre corrisponde ai tre gruppi, user, group e other, abbiamo detto che 1 è esecuzione e vedremo che è possibile eseguire. Viene associato all'utente, al gruppo e other, solo l'esecuzione. Proviamo con 222, che è la scrittura invece. Vediamo che adesso è stata abilitata la scrittura su tutte e tre. Abilitiamo soltanto la lettura con 444. Non è necessario che li memorizzi subito perché c'è anche la versione simbolica che abbiamo visto prima. Però facciamo l'esempio di un insieme di permessi che vengono solitamente dati ai file sui server web, che devono essere soltanto letti e scritti. È il 664. Sei è lettura più scrittura. 4 più 2. 4 è lettura. Quindi è scrittura più lettura sia per l'utente che per il gruppo. Ed è soltanto lettura per other, tutti gli altri. Puoi usare l'opzione meno R maiuscola, cioè chmod meno R maiuscola, per cambiare i permessi per tutte le sottocartelle e i file al suo interno in una maniera ricorsiva. Per concludere il video abbiamo anche il comando chown per cambiare invece l'appartenenza del file. Chown root sudo chown root chi sono ls-l chi sono. Vediamo che adesso appartiene al root del gruppo studente. Se vogliamo cambiare anche il gruppo, chown root root chi sono. Adesso appartiene al root del gruppo root. Privilegi più alti.
ricambiamo di nuovo l'appartenenza del gruppo studente per farti vedere la differenza tra i due. Ma cambiamo un po' di permessi, perché voglio farti vedere come cambi il comportamento dei file quando si parla di appartenenza dei file. Quindi root, che è l'utenza in questo caso, gli diamo la possibilità di eseguire il file, oltre di leggerlo che di scriverlo. Per quanto riguarda invece il gruppo cui appartiene studente, gli diamo la capacità di eseguirlo, però gli rimuoviamo sia la lettura che la scrittura. Ok, però togliere la lettura al gruppo non ha molto senso se other, ovvero tutti gli altri utenti, a prescindere dal loro privilegio, possono comunque leggere il file. Quindi facciamo sudo anche o per other, gli togliamo la lettura. Dovrebbe essere abbastanza chiaro che cosa succederà adesso. Che in pratica, come in qualità di studente, non potremo leggere o scrivere il file. Permesso negato. Nano, chi sono? Non possiamo né leggerlo né scriverlo, quindi risulterà vuoto e ci dirà errore durante la lettura di chi sono, permesso negato. Lo stesso varrà per tutte le altre utenze che potrebbero essere state create sulla macchina. Però root sarà in grado di fare tutte e tre, infatti sudo cat chi sono potrà leggerlo e potrà anche editarlo. E quindi scriverlo. I gruppi, passando ai gruppi, sono delle suddivisioni logiche di permessi, fatte in maniera tale che tutti gli utenti che vi appartengono erediteranno gli stessi permessi, come abbiamo visto. Il file etc group contiene tutti i permessi e gli utenti associati ai vari gruppi. Cat etc group. Facciamo grep sudo. E vediamo che studente appartiene al gruppo sudo, ovvero quegli utenti che possono eseguire il comando sudo e quindi eseguire comandi come superutenza, ovvero come root, come anche diventare root tramite sudo su, come abbiamo visto. Il gruppo è il primo campo a sinistra, la X è la password, che è assente per i gruppi, poi il numero, che è un numero identificativo di sistema per il gruppo, e poi la lista delle utenze associate, separate da una virgola. Etc pass wd contiene invece tutti gli utenti. Pass wd è molto simile, nome dell'utente, password nascosta, ma può anche essere messa qui in via cifrata, anche se non è sicuro, perché mi sembra che i permessi di etc passwd siano leggibili da chiunque di default, perché vediamo sia il gruppo root che, vabbè, comunque l'utenza non apparterrà al gruppo root, ma rdiride anche per other. Infatti adesso siamo studente e, come hai appena visto, abbiamo potuto leggere il file, quindi vedere il file cifrato non è molto sicuro, perché se qualcuno entra nella macchina, anche se ha un privilegio basso, riuscirà a leggere le password cifrate e in un secondo momento craccarle volendo. Dopo l'ID identificativo di studente abbiamo anche la posizione della sua home directory e quale sia il terminale di default che verrà utilizzato per quell'utenza. Tra l'altro, quell'ID identificativo lo otteniamo anche con il comando id. UID sarebbe l'ID utente, che è questo qua 1000. Il group ID, sempre studente, sempre 1000, infatti lo vediamo anche qua. Gruppi appartiene a studente, a diversi altri gruppi di sistema, come anche a sudo. E qui vediamo 27, che è il suo identificativo. Mi sembra che fosse proprio quello. Sì, 27.
Le password degli utenti sono in realtà in etc shadow. E infatti l'accesso è negato. E infatti vedremo che i permessi saranno impostati in maniera tale da negare l'accesso agli utenti meno privilegiati. Infatti, read e write per root, che appartiene però al gruppo shadow, che è un altro gruppo che tratta ovviamente la sicurezza del sistema. Per leggerlo dovremmo infatti usare sudo cat, e adesso potremo leggere le password criptate. Queste qui potranno essere craccate con tool secondari come Hashcat o John the Ripper. Il corso Introduzione a Linux, il corso completo, è disponibile su Teachable. Impara tutti i comandi e tutti gli aspetti del sistema operativo di Linux e le differenze tra le distro come Ubuntu, Elementary OS, Fedora, Linux Mint, Kali Linux, Arch e altri. Più di 8 ore di materiale video altamente editato, senza perdite di tempo, avrai una visione d'insieme di tutte le funzionalità che Linux offre, ma soprattutto saprai usare Linux. Imparerai come gestire utenze, servizi, gruppi, permessi, il software, l'amministrazione remota del sistema e molto altro, come anche aspetti di sicurezza. Ho creato anche un progetto divertente dove imparerai come trasformare Linux in un media center che potrai amministrare remotamente dietro VPN. La configurazione e l'amministrazione di questa è anche inclusa nel corso. Clicca sul link in descrizione per vedere la lista di tutti i contenuti. Guarda le anteprime gratuite dei video e vedi se fa per te il miglior corso su Linux in Italia. Affrettati e usa questo coupon per accedere alle prime 100 copie riscattabili con il 30% di sconto. Oppure prenditela un po' più comoda e se ti abboni su YouTube avrai accesso ai coupon con il 50% di sconto. Diventa competitivo nel mondo professionale e fai uso del potere dell'open source. Più innovazione, meno inflazione. Ma torniamo a noi. Parlando di programmi correlati con il cambiare l'appartenenza dei gruppi con user mod, possiamo aggiungere un utente a un gruppo. Ma prima di farlo, creiamo un'altra utenza sul sistema. Abbiamo user add, che però è una utility di basso livello. Ci dice che è una utility di basso livello per aggiungere gli utenti. Su Debian, gli amministratori dovrebbero usare invece add user. È più user friendly. Abbiamo moltissime opzioni, ma è meglio usare il prompt guidato, è più facile. Aggiungiamo ad esempio Mario, sudo add user Mario. Come vedi, dice aggiunta dell'utente Mario con UID GID dall'intervallo da 1000 a 59.999, aggiunta del nuovo gruppo Mario, che è 1001, prima studente era 1000. E aggiunge ovviamente l'utente, gli associa una home directory e ci chiede subito che password vogliamo aggiungere. Lo chiamiamo Mario. Mario. Per il resto possiamo premere invio delle altre informazioni. Ok, adesso facciamo cat etc passud, facciamo grep Mario e vediamo che è stata creata l'utenza. Vediamo se in gruppo appartiene anche a sudo. No, Mario non è stato aggiunto al gruppo sudo di default. Studente viene aggiunto di default al gruppo sudo quando viene installato il sistema, perché è il primo utente che aggiungiamo. Lo fa in automatico Ubuntu per facilitarci la vita. È molto user friendly Ubuntu. Debian non è non è altrettanto user friendly. Quindi Mario è un utente normale senza privilegi amministrativi, come può succedere ad esempio nei contesti aziendali. Passiamo alla sua utenza con su Mario. Mario vuole installare e usare Vim sul sistema. Sudo apt install Vim Mario. Mario non è nel file sudo arch. Dovremmo aggiungerlo con il comando user mod. Diventiamo amministratori. Nel caso Mario ci chiedesse
ci chiamasse e ci chiedesse, noi siamo amministratori, voglio installare Vim sulla macchina, però non posso. Tra l'altro, ho fatto questo lavoro per 6 mesi, lavorando come amministratore, è esattamente così che funziona. Chiamano al telefono e ti chiedono, mi installi questo software, tu fai le tue valutazioni sulla sicurezza del software, se sia una buona idea installarlo, e poi dici sì, no, o magari gli dai un'altra alternativa. Diventiamo amministratore. Solitamente ci si collega quando si lavora con l'helpdesk sulla macchina, come ad esempio software come Supremo, ad esempio AnyDesk, sulla macchina dell'utente con la password di amministratore e poi si installa il software dell'utente. Dovremmo aggiungerlo con il comando usermod. Usermod meno a di append e aggiungi g gruppo sudo. Lo aggiungiamo, quindi usermod meno a aggiungi append g il gruppo sudo key Mario. Verifichiamo etc group grep Mario. E adesso vediamo che sia studente che Mario sono stati aggiunti al gruppo sudo. Adesso Mario fa parte di sudo e potrà installare Vim. Anche se fossimo stati degli amministratori, gliel'avremmo installato con i privilegi amministrativi senza aggiungerlo al gruppo sudo. Usciamo dalla sua sessione, rientriamo. Mario. Nota come adesso abbiamo un avviso che informa Mario che i suoi privilegi sono stati elevati. Facciamo l'update delle repo. Cosa sempre necessaria per sincronizzare la nostra macchina locale con lo stato del software sui server di Ubuntu, in maniera tale che trovi i percorsi, proprio i link de dei pacchetti giusti per scaricare il software, altrimenti non lo trova, che vengono cambiate molto spesso. Bene, adesso Mario può installare Vim sul sistema. E se fosse stato un software infetto, perché Mario non è molto consapevole delle pratiche di sicurezza e noi non siamo stati dei buoni amministratori, gli abbiamo dato troppi privilegi, avrebbe infettato l'intera azienda, l'intera rete aziendale. Bene, questo video è stato un bel po' impegnativo. Dal momento che tutti gli argomenti trattati sono strettamente correlati, ho preferito infilarli tutti nello stesso video. Probabilmente questo sarà uno dei video più lunghi dell'intero corso. Inoltre, i contenuti di questo video sono una bella fetta di tutti gli argomenti più importanti del lato della sicurezza nell'amministrazione di sistema di base. Perché quando abbiamo un server web, ad esempio, tutti i file avranno dei permessi specifici che, se impostati male, amplificherebbero la portata dei danni a seguito di un attacco in maniera esponenziale. Se ad esempio un file è vulnerabile a un attacco, ad esempio di file upload, non voglio entrare troppo nel dettaglio perché sono argomenti un po' avanzati, se quel file appartenesse al root, una volta entrato, l'hacker avrebbe accesso all'intera macchina. Perché avrebbe i privilegi di root, potrebbe seguire qualsiasi comando, esattamente come Mario adesso. Entrare nel dettaglio è fuori dallo scope del corso, ma puoi bene immaginare che impostare lettura, scrittura ed esecuzione su tutti i file di un sito web e associarli al root, come ho spiegato poco fa, non è una buona idea. Ah, cancelliamo l'utenza di Mario. Usciamo prima, diventiamo root, studente. Sudo non serve perché siamo root. Del user Mario remove all files. In questo modo verrà anche eliminata la sua home e tutti i file correlati. Povero Mario, è stato licenziato perché ha infettato l'intera rete aziendale. E beh. Adesso sai come gestire i permessi su file, le cartelle e gli utenti su Linux. Il corso su Teachable dura 8 ore e mezzo e tratta anche tutto il resto. Ma adesso torno a fare altro video perché c'ho un sacco di roba da fa. Presto, nuovi video! Veloce, veloce. Discord, Telegram arrivano 1, 2, 3 giorni. Ci
E ci vediamo prestissimo. Sto di frettissima.